Ho pernottato stanotte a Ravenna, fantastico posto, un giorno ci ritorno perché non la pensavo così, una città d'arte bella. E che cosa ho fatto? Sono andato a Lugo di Ravenna dove sono stato a vedere un'installazione di biomassa complessa fatta da Pierluigi e adesso lascio Ravenna, passo Bologna e vado a Piacenza dove Antonio, l'installatore specializzato, sta ultimando un'installazione sempre col protocollo Biomass Evolution, caldaia a legna, puffer e solare termico. Quindi se sei o di Ravenna o di Bologna, ho fatto il passaggio e vuoi capire se la biomassa fa per te come soluzione assieme alla cessione dei contributi, beh, vieni a vederti qualche impianto, qualche video, clicca nella campanella per rimanere attaccato ai nostri video e ci vediamo. Ciao! Lasciami i commenti alla fine, sai? Adesso ti voglio far vedere, intanto che si fuma la siga, Antonio, tutti i particolari di questo impianto. Impianto a biomassa con caldaia a legna fiamma inversa, caldaia a legna professionale. Abbiamo scelto questa tipologia di caldaia a legna per ovvie motivazioni di spazio, di rese, di carico e anche di sistema di controllo Wi-Fi per la gestione della macchina e anche per l'assistenza. Poi anche Antonio avrà la macchina monitorata quasi H24 e questo serve per dare tranquillità alle famiglie che investono i loro soldi su un cambio anche di abitudine, e qui il cambio di abitudine è parecchio grande. La bocca di carico della caldaia a legna, come tu vedi, è una bestia. Anche il padrone di casa si è meravigliato della grandezza. E di un'altra cosa, ma dopo te ne faccio parlare con lui, è la complessità del lavoro. Prima Antonio parlava di uno scarico termico, eccolo qua. Questo è lo scarico termico messo a bordo macchina e le motivazioni per cui è stato installato te l'ha già spiegato Antonio. Come diceva Antonio, adesso qui c'è l'isolamento, però tutto acciaio carbonio incanapato e non con teflon. Assolutamente, non usate il teflon, vi scongiuro, dimenticatevi il teflon. L'incanapatura è un lavoro incasinato e lungo, però non si può fare a meno. Caldaia a legna con ventilatore maggiorato e sonda lambda. Sonda lambda, ti ho promesso, farò un video, anche se ne ho già fatti, dove vado a spiegarti bene la motivazione per cui serve la sonda lambda su impianti di questo tipo. Poi qua c'è il carico automatico per il ripristino o il carico dell'acqua all'interno del circuito primario, dei puffer. E tornando un po' a vedere i puffer, anche qua tutto acciaio carbonio nel primario. Defangatore, l'ho già ben spiegato prima Antonio, e anche quanto conta su un impianto di questo tipo. Altro particolare, la valvola termostatica sull'acqua sanitaria. Questo perché sia in presenza di funzionamento della caldaia oppure come adesso solamente con l'impianto solare termico, la temperatura dell'acqua all'interno del puffer supera i 70 gradi e non può entrare all'interno di casa. Per normativa anche, no? Assolutamente, per normativa la gestione della sanitaria deve essere controllata, fa antidoscottamento soprattutto per i bambini e tiene in sicurezza l'impianto perché le cartucce dei miscelatori a una certa temperatura si spaccano. Perfetto. E quindi va messa una valvola che solitamente va a gestire l'acqua dai 40 ai 60 gradi, non di più. Bene. Per la sanitaria. Corretto. Una cosa, approfitto, visto che ha finito di fumare, qui la valvola anticondensa già ormai la conosci, conosci anche l'importanza che ha, però voglio che Antonio ti parli un attimino di questo particolare che lui ha voluto installare da persona molto competente su questo campo. Sì, è una valvola di bilanciamento regolabile, come anticipavo prima, una volta portata a regime la macchina, con un termometro laser andranno misurate le temperature, le differenze di temperatura tra il ritorno dell'impianto dei puffer e la mandata, e andrà bilanciata per garantire che ci sia che la potenza venga realmente scaricata tutto sul puffer, altrimenti il rischio che il ricircolo della valvola anticondensa, siccome è un percorso molto comodo per l'acqua, l'acqua mi esca dalla caldaia, mi ritorna in caldaia ancora caldissima e mi manda subito in modulazione la macchina. Così facendo mi trovo la possibilità di bilanciare, quindi dare un 80% sull'impianto, un 20% sul ritorno in macchina e avere la garanzia che tutta l'energia prodotta vada a soddisfare i puffer e quindi l'impianto. Perfetto, quindi un'accortezza in più che non fa mai male. Bravo Antonio.
Ok, allora l'impianto solare deve essere ancora finito e collegato, lì dietro il puffer c'è la stazione solare, ma adesso parliamo di canna fumaria direttamente con Antonio e andiamo a parlarne da qua fino al tetto. Vedi, Antonio ha misurato la sala termica e le Con la distanze mia in base pancia, alla con la mia panza. pancia, no? Quindi non ho tenuto conto delle prescrizioni del costruttore per le distanze, ma una volta che ci passo la mia pancia, ci passo io a lavorare e utilizzo questo metodo. Questo è un buon Ecco, metro di misura. perfetto. Allora, canna fumaria, l'importanza di una corretta canna fumaria su un impianto a biomassa complesso come questo tipo e su una caldaia a legna a fiamma inversa. Ok, perfetto. Allora partiamo con l'uscita che è stata subito aumentata per andare a prendere il diametro consigliato dalle tabelle tecniche in base ai kilowatt della macchina e all'altezza della canna fumaria, che è molto importante. Soprattutto nel legno non bisogna mai ridurre e bisogna cercare di aumentare sempre, però rispettando un attimino quelle che sono le tabelle tecniche che ormai sono accessibili ovunque, quindi vale sempre la pena leggerle prima di realizzare una canna fumaria. Sono state messe ispezioni su ogni cambio di direzione come richiede la normativa, perché questa è proprio la 10683 che ce lo chiede, ogni cambio di direzione deve essere ispezionabile tassativamente. Quindi uno e una due. Esatto. Perfetto. E poi da qui partiamo con un bel cilindro alto circa 8 metri che ci arriva fuori sul tetto. Domani finalmente arriveranno le coppelle da isolare la canna fumaria, quindi verrà poi tutta isolata prima di essere chiuse le murature per garantire una costante temperatura dei fumi e non un crollo di temperatura che può portare in condensa la canna fumaria, quindi far lavorare male la macchina, strozzare lo scarico dei fumi e tutte le problematiche che ci possono essere con una canna fumaria che si sporca rapidamente. Canna fumaria deve sempre mantenere la temperatura costante dei fumi per non arrivare sul punto di condensa. È molto importante anche per evitare incendi di canna fumaria, questo. Ok, dalla tua esperienza, quanto pesa il non corretto dimensionamento oppure la cura dell'installazione di una canna fumaria su un impianto che non funziona? L'80% dei problemi che ho avuto in questi 12 anni di biomassa, sono tutti legati a una canna fumaria o non dimensionata o non isolata o non calcolata nei minimi dettagli. Influisce tantissimo. È il cuore del secondo cuore della macchina, la canna fumaria. Non posso permettermi di prendere una macchina ultra performante come questa che abbiamo messo qui e di fargli una canna fumaria fatta male perché farei buttare via tempo e denaro al cliente e avrei un sacco di grattacapi io durante le assistenze. Quindi è essenziale controllare le tabelle e fare una canna fumaria secondo le richieste del costruttore e secondo la normativa. Ok, quindi mi raccomando, fatti sempre seguire da professionisti come Antonio, professionisti che hanno oltre che anni di esperienza, ma anche un gran bagaglio tecnico e sono sempre informati, perché alla fine si fanno questi tipi di investimenti perché possono durare oltre i 20 anni, però se si sbagliano particolari come questi, magari lesinando un po' di centinaia di euro sulla realizzazione, viene fuori una schifezza. Viene fuori proprio come il pantano della condensa. Una cacca. Parlavamo di canna fumaria in sala termica e adesso, visto che c'è la possibilità di essere in sicurezza, ti faccio vedere anche e parlare con Antonio di come ha realizzato la parte finale della canna fumaria per essere sicuri o per la pioggia, per l'umidità, ma soprattutto per essere sicuro anche dell'anticondensa. Vai Antonio. Sì, allora a un certo punto la canna fumaria si trasforma da monoparete a doppia parete coibentata. Attenzione, doppia parete coibentata non vuol dire usare canne isoaria con 1 cm di sottovuoto. Quelle lì sono per le caldaie a condensazione, ne sto trovando tante in giro, non vanno bene. Deve essere coibentata con la lana di roccia, 2,5 cm. I suoi isolanti messi dentro, antincendio, il suo faldale per evitare che entri acqua quando piove e importantissimo, altro particolare che vedo sempre molto sbagliato, il terminale. Questo è un cappello a botte, si chiama cappello antintemperia, evita la pioggia, ferma il vento per fermare i reflussi e questo è a norma, nasce per la biomassa.
continuo a vedere in giro cappelli cinesi. Cappelli cinesi vanno bene per i cinesi, non per le canne fumarie delle biomassa. Se avete in casa un cinese, regalategli un cappello cinese. Se avete una caldaia biomassa, comprate questi terminali. Okay. Così siamo tranquilli. Sono particolari che fanno la differenza questi, perché? Perché, come si diceva prima, questi impianti devono restare su tanti tanti anni. Un terminale in canna fumaria di questo tipo rimane fuori alle intemperie, dal caldo al freddo, all'umidità, alla pioggia, al vento, e soprattutto non deve assolutamente andare a creare poi problemi alla caldaia sotto. E però anche qui, quante volte possono capitare problemi dovuti a terminali sbagliati? Beh, abbiamo un rapporto dell'AIEL che ci parla di circa la media di 3500 incendi all'anno, incendi di canne fumarie non fatte bene, terminali che lasciano scappare le pile sul tetto di legno, canne fumarie non isolate, acqua che entra in canna fumaria e quindi la va ad ostruire, ad occludere i passaggi e quindi creare condensa che prende fuoco e via discorrendo. Quindi i rapporti che ci danno le aziende che lavorano nel settore da tanti anni sono sufficienti a parlare e a dirci la verità di quanto sia importante una canna fumaria fatta secondo la normativa. Bene, quindi mi raccomando, specializzazione sempre anche in piccoli particolari ma che fanno la differenza come questi. Parlavamo prima di canna fumaria e di solare termico. Questa è la batteria di solare termico maggiorato, quindi 4 pannelli solari termici non di grandezze commerciali, ma sono dei solari termici che pompano tanto, tanto, veramente tanto. Ormai sarei stufo di vedere il solare termico all'interno dei miei video, però adesso con Antonio, visto che c'è la possibilità, andiamo a sviscerare non tanto la qualità del pannello, perché ormai la conosci, tutto qualità super top con i sfiati del vapore, dove in certi, e della condensa, dove quasi, non dico tutti, però in certi pannelli non ci sono, tenute perfette, strutture in acciaio inox e anche il telaio in alluminio. Queste cose qua già le conosci. Adesso andiamo a vedere perché ha utilizzato Teflon, che tipo di Teflon ha utilizzato e perché questo tipo di raccordi particolari. Allora, questo è del Teflon solare, in questo caso va usato il Teflon, è un Teflon ad alta temperatura, si riconosce dal colore rosa che ha. Quindi non è rosa perché... No, assolutamente è rosa proprio perché è dedicato al solare all'alta temperatura. Sì, sì, è quello più utilizzato, ha proprio un senso, è da distinguere, per distinguerlo dal normalissimo Teflon, okay, che in questo caso si sarebbe sciolto lavorare a queste temperature. Eh sì, perché temperature qua sono altissime, sì, sia sì, adesso che quando circola l'antigelo. Sì, stavo appunto spiegando solare termico maggiorato, la superficie maggiorata, e quindi ho una grandissima produzione di energia. Questa produzione di energia devo trasmetterla dentro il serpentino del puffer, e quindi anche il tubo solare è stato utilizzato di un diametro più grosso rispetto a quello che è stato richiesto, quindi un diametro di acciaio del 20, e quindi ho dovuto aumentare i raccordi con i raccordi d'ottone. Mi raccomando, non usate lo zincato da fare questo lavoro perché scoppia a quelle temperature. Trafila su, butta fuori liquido, ne vedrete di tutti i colori con lo zincato, tassativamente ottone. E quindi tutto questo per garantire che l'immensa produzione di questo collettore solare, l'energia arrivi tutta a scambiarsi con l'acqua tecnica dell'impianto senza perdere niente. Antonio, veramente il top. Adesso qua manca tutta la copertura in coppi, che tra oggi e domani verrà rimessa giù, e quindi anche l'impianto solare termico sarà ultimato. Impianto solare termico che gode anche questo dei contributi, anche in questo caso cessione dei contributi sia per il solare termico che per la caldaia biomassa. L'impianto di riscaldamento, o meglio l'impianto di distribuzione, è misto, ci sono scaldasalviette in bagno, quindi in ferro, però la particolarità di questi radiatori in ghisa è una particolarità importante. O meglio, questi qua sono delle bestie, riscaldano come delle bestie, ma hanno bisogno di temperatura costante, costantemente calda, e in questo caso uno degli elementi che può dare questa sicurezza è l'impianto appena realizzato, dove grazie alla caldaia che scarica la sua potenza modulandola nel puffer, e poi il puffer tiene in equilibrio le temperature con tutto l'impianto, comprensivo con queste bestie,
La mandata sarà dai 65, 68, 70 gradi, il caldo sicuramente non manca. Oltre al caldo, tu lo sai, le valvole termostatiche aiutano proprio per la corretta modulazione e anche per equilibrare la temperatura desiderata all'interno di ogni stanza dove sono posti i radiatori. In questo caso, valvola termostatica della Caleffi, perché il gruppo che è stato cambiato è della Caleffi. Ci sono diverse tipologie di termostatiche, tutte quante vanno bene, l'importante è che siano termostatiche di una certa qualità. A fine giro dell'installazione realizzata e quasi ultimata, qui a Bettola, voglio farti fare due parole con Claudio. Ciao. Eccolo qua. E io lo ringrazio tantissimo, sempre per il discorso della fiducia. La gente si immagina che io sia chiuso in Veneto, in realtà sono del Veneto, sì, però poi ho tutti i partner, specializzati in giro per l'Italia, dal Lazio in su. E però, insomma, ringrazio tanto Claudio, Giuliano, la sua famiglia per la fiducia che ci hanno concesso nel realizzare l'impianto qua. Allora, due parole, Claudio. Intanto, come ti sei trovato anche con Antonio, l'installatore? Molto bene, una persona molto disponibile, molto gentile, disposta anche a spiegare, a fare di tutto per accontentarci, quindi molto bene, tutto molto positivo. Anche perché nel caso di Antonio aveva un direttore di lavori particolarmente esigente. Esatto, Tuo sì, esatto, padre. molto esigente, sì, scrupoloso, esatto. Diciamo che è come se fosse un adolescente apprendista, cioè ha voluto conoscere tutto di più o no Esatto, dell'impianto. sì, lo conosce a menadito adesso. Qualsiasi particolare lo sa, grazie ad Antonio chiaramente che ha avuto la gentilezza di spiegare tutto quello che andava a comporre l'impianto decisamente complesso. Eh sì, qui l'impianto è veramente complesso, abbastanza importante, però insomma tutto quanto è andato bene. Adesso vediamo se riusciamo a fare la prima accensione della caldaia, se no chiederò a Antonio di fare alla fine della lavorazione finale un video finale dove si fa vedere l'installazione completata del tutto. Bene, Claudio, grazie mille. Grazie a te. Noi ci vediamo dopo. Ciao!